Benvenuti e benvenuti in un nuovo video. Allora ragazzi, questa mattina è accaduto ciò che vi anticipavo nel video di ieri. E Luca ha dimostrato di avere delle mire poco oneste sul mio canale. Scherzo ragazzi. In pratica io stavo facendo le mie faccende in casa, bella tranquilla, lo vedo che entra, ritorna in casa, lui stava lavorando fuori, mi dice: ti prendo la videocamera, che filmo. E ho detto: quindi vedi che il discorso di impadronirsi di questo canale non è poi così sbagliato. Ovviamente scherzo. Infatti sarete stati accolti in questo video dalle immagini di Luca che taglia la legna. Sì, inauguro il cavalletto. Ed è per questo motivo che ha voluto registrare, perché per la prima volta ha utilizzato... Sì, non l'avevo ancora usato. Come ti sei trovato? Bene, è stabile, si taglia bene, comunque ho tagliato tronchi a banca abbastanza grossi. Importante la stabilità con questo tipo di attrezzi, perché non si rischia. Bene, sono contenta, guarda, era un acquisto da fare. Ce n'è di migliori, sicuro. Anche magari come fascia di prezzo, però sì, saliamo. Però questo va bene comunque. L'importante è questo, sì. Benissimo. E poi prima di passare al lavoro che facciamo, che iniziamo a fare oggi... Volevo dirvi una cosa che avrei dovuto dirvi ieri, ragazzi. Allora, adesso siamo a dicembre, questo video uscirà il 2 dicembre, giusto Lu? Sì. Giusto? Sì. Speriamo di non far pasticci con le date. Comunque, quindi iniziano i vlogmas. Per noi ragazzi non cambia nulla perché ci vediamo tutti i giorni. E di solito però i vlogmas sono un po' più a tema natalizio. Io pensavo... quando ci siamo trasferiti qua, che avrei potuto dedicare dicembre alle decorazioni. Purtroppo... è già tanto che sistemiamo casa. Purtroppo ve lo dico, saranno vlogmas solo perché sono... perché verranno pubblicati a dicembre, ma non proprio tanto per i contenuti, almeno per quanto riguarda le decorazioni, mentre dal punto di vista culinario faremo un po' di cose dedicate al Natale. E per faremo? Faremo io e loro. Se vuoi. Tra l'altro, l'altro giorno Luca mi diceva: perché non mi lanci una bella sfida in cucina? Ha voglia di cimentarsi. Potremmo, ragazzi. Io provo a cucinare e te provi a dipingere. Ma già quella volta che mi sono messa lì due minuti. Ma bene. Ma bene lo fai tu, io lo faccio male. No, dico bene, ti ci metti e fai un quadro piccolino, facile, diciamo, un soggetto facile. Ti filmi proprio tutto come faccio io. Proviamo. Sai, nessun capolavoro, è meglio del mio. Magari poi chiedono a te il dipinto. No, dubito proprio, ragazzi, dubito proprio. E comunque vi stavo... E magari io scopro di essere un cuoco. Ma secondo me tu sei bravo. Poi avrei un rivale. O un aiutante, dipende dai punti di vista. Guarda che se sei bravo poi... Comunque ragazzi, vi stavo dicendo, purtroppo le decorazioni saranno poche, ci saranno però, non ho intenzione di arrendermi su questo fronte, ma non saranno come avevo in mente io. E tra l'altro ogni tanto mi chiedete cosa ho intenzione di fare, vedrete, tutte cose molto semplici, basiche. Qua ho visto le case vicino a noi, alcuni hanno già iniziato a mettere tutte le luci fuori, sono bellissime, e dobbiamo organizzarci. Hai presente le case americane? Beh dai, come modello di ispirazione, buono. Come modello. Buono. E niente ragazzi, quindi ci tenevo a chiarire questa cosa qui. E adesso invece che cosa ci aspetta, amore? Pottiamo le ortensie che sono dall'ingresso, che adesso sono un po' bruttine, quindi vanno potate. Comunque... hanno patito tantissimo la gelata che c'è stata l'altra, c'è stata l'altra notte. Sì, comunque beh, adesso non è più periodo, ormai si stanno seccando tutte. Sì, però dico, si sono... col freddo, è arrivato il freddo. Imbruttite, tra virgolette, non mi viene la parola, sì, sì. Dopo quella gelata. Sì, che... sì, comunque adesso le temperature sono scese, quindi è normale. Sì. Vanno potate e poi l'anno prossimo così gettano ancora meglio. Esatto, quindi iniziamo da questo lavoro. Ecco qua le nostre ortensie, che devo dire hanno resistito molto di più di quello che mi immaginavo. In questa posizione, come anche il fico che è sopra, ha resistito di più di altri fichi e ortensie che sono in altre posizioni magari più soleggiate. Sì, e qua era abbastanza riparato un po' dal vento, ma anche dal sole, perché ci sono gli alberi davanti. Ma anche un pochino dal freddo, mi dicevano, giù in paese, che resta questo fico, lo conoscono tutti i ragazzi.
è proprio un fico, che brutta battuta. Vabbè, comunque dicevo, proprio perché rimane più riparato e quindi fa più frutti delle altre piante. Comunque. E tra l'altro, a vederlo così almeno, mi sembrano due fichi. È vero. A vederlo sì, a così. A vederli così, però poi sai, là sotto non è che si veda tanto bene. Però vedono questi, sono, vedi che sono proprio separati? Sì, è vero. Sembrerebbero due. Sì, sì, penso di sì. Adesso sai. Potiamo un pochino. Sì, potiamo, ma volevamo far vedere una cosa, giusto amore? Sì. Allora, queste sono tutte, vabbè, le parti tra virgolette rovinate, diciamo così. E qua però invece è pieno di gemme. Sì. E da queste gemme, amore, cosa spunta? Poi, in primavera spunteranno i nuovi rami, poi produrranno fiori. Esatto, e noi adesso dove tagliamo? Andremo a potare. Di circa, diciamo, un terzo tutti i rami, cercando comunque di salvare un bel po' di gemme, però non tutte, perché comunque, allora, non bisogna esagerare troppo con la potatura, perché se poto troppo, poi si creano tanti rami nuovi, e dei rami nuovi poi ci sono i fiori, e quindi troppi fiori vengono quindi fiori più piccoli. Quindi da cercare una via di mezzo, quindi meno fiori, ma più grossi, che invece troppi, ma piccoli. Ok. Ragazzi, mentre Luca tagliava le ortensie, visto che abbiamo un arnese solo, io mi sono dedicata alla pulizia della parte inferiore. Onestamente non ricordo se prima vi ho inquadrato qual era lo stato iniziale, ma era pieno di edera, di sporcizia in generale, quindi ho tolto tutto quanto. Ma adesso che cosa faremo, Lu? Allora, abbiamo tolto tutto, adesso diciamo è pulito, e risporchiamo, tra virgolette, no, prendiamo, fai vedere, quelle foglie lì, quindi diciamo sporco per modo di dire, sono solo foglie, e le rimettiamo a fare un po' di pacciamatura, perché esatto, è importante, per perché fa freddo. Dal freddo. Tra l'altro noi quest'estate avevamo già pulito, scusate, avevamo già tentato di pulire questa zona, se solo ti ricordi, Lu. Solo che era troppo sviluppata. Troppo, infatti vi faccio vedere ad esempio che cosa ho trovato. Un pezzo di tegola, quindi cioè c'era di tutto e di più. Abbiamo pulito sotto. Dallo sporco, quindi di tegole, tanti rametti c'erano. Sì, tanta roba adesso così. Adesso è pulito da queste cose. E anche l'edera abbiamo tolto, perché l'edera, comunque il muretto qua era pieno, se ti ricordi. Sì, non so se l'ho inquadrato, ripeto ragazzi, ma questo era tutto pieno d'edera. E adesso appunto rimettiamo le foglie. Ancora un pochino adesso da ancora da potare qualcosa. Sì, da potare la pianta, però dicevo la parte inferiore, il più grosso l'abbiamo tolto, direi che va bene. Allora ragazzi, dopo aver concluso il lavoro fuori dall'aiuola, abbiamo fatto altre cose, nulla di che, e se n'è anche andato l'elettricista. Mi sembra di non averlo detto prima. No, che non finalmente detto. Abbiamo finito anche questa. Sì, manca, beh, finito no, perché manca qualche lampadario, no? Che dobbiamo prendere. Ah, sì. Perché non l'abbiamo trovato. Uno solo? Disimpegni. Ah, vero. Basta. È vero, uno. Uno padone. E poi comunque dobbiamo controllare se magari c'è ancora qualche punto da chiudere. Sì, cavolate comunque. Sì, sciocchezze. E quindi visto che lui ha finito e ha terminato anche in cabina armadio, perché io stavo aspettando che concludesse lì, ho deciso questa sera di pulirla. Non inizierò a sistemare perché è già tardi, però almeno la pulisco, così domani possiamo iniziare a sistemare finalmente ragazzi gli abiti, perché alla fine qualcosa avevo organizzato nel comò, qualcosa nell'armadio che avete visto, ma non avendo quella stanza a disposizione ero rimasta molto bloccata, e questo mi agevolerà tantissimo, perché ora con questi panni un disagio ragazzi, ogni volta che si asciugavano dopo averli lavati un disastro, perché non sapevo dove nasconderli, dove metterli, e finalmente anche loro torneranno al loro posto. Già che sono di sopra vi mostro un paio di cose che credo di non avervi detto. La prima è che come illuminazione per questa stanza abbiamo scelto una striscia LED, illumina veramente benissimo tutto l'ambiente e ci sembrava la soluzione migliore per la tipologia di stanza, anche perché immaginate quando hanno tutti quanti vestiti, e mettere solamente un applique, una plafoniera, onestamente non ci piaceva molto. E la seconda è che abbiamo montato lo specchio e l'abbiamo messo qua di lato alla struttura che abbiamo creato, e questo specchio ce l'avevamo già a Savona nell'ingresso e abbiamo pensato di riciclarlo in questa stanza.
Anche perché qua non avremmo messo comunque nulla, perché poi lì c'è la porta, qua ci sono gli scalini appunto dalla parte dell'ingresso, quindi non ci sarebbe stato neanche un mobiletto, per cui abbiamo deciso di sfruttare questa parte per lo specchio che comunque in questa stanza serve. Ho dato la prima passata con lo straccio, adesso aspetto che si asciughi, poi do la seconda, ma questo pavimento, ragazzi, si pulisce veramente che è una meraviglia. La finestra l'avevo già fatta la scorsa volta, quindi a posto. Niente, ragazzi, qua non ci resta che mettere i vestiti e continuare con i nostri progetti. Cosa fai là dietro? Cosa fai tu? Non dici niente. Allora ragazzi, noi adesso siamo qua nella posizione spacchettamento e prima di aprire però questo pacco e ringraziare la persona che ce l'ha inviato, che è una di voi, volevo dire, avete visto? L'ho beccato, sono riuscita a filmare mentre rubacchiava la torta, l'ho preparata ieri, come avete visto, quanto ne è rimasto un pezzettino piccolo. Hai detto che dovevi fare la teglia. La prossima volta la teglia, quella maxi del forno. Che dici? Apriamo. Ah! Allora, sentite, aspetta un attimo. Sentite? Flora, per fortuna, caccia ancora Tori. Come vedete, lo caccia malamente. Aspetta un attimo. Era un piballo. Un pochino. Ok, è ritornato il silenzio, altrimenti si sentiva solo Flora abbaiare, cacciare Thor. Poi la scena è troppo divertente, perché Thor sta lì vicino, fermo, magari dorme. Però è troppo vicino, secondo Flora, troppo pericoloso e lei inizia dove è vero. Una roba. Comunque, questo pacco ce l'ha inviato gentilmente una di voi, come vi dicevo prima, Giuliana. Io, ragazzi, non so più veramente come ringraziarvi. Veramente, ci riempite ogni giorno d'affetto in tutti quanti i modi, nei commenti, nelle mail che ci inviate, anche in questi meravigliosi doni, perché non l'abbiamo ancora aperto, ma so già che sarà meraviglioso. E l'unica cosa che mi preoccupa è che qua c'è scritto alto, non capovolgere, spero non sia stato capovolto, mi auguro sia tutto a posto. Comunque siamo all'apertura. Questa è roba. Vedo un sacco di cose, ragazzi, vedo veramente tantissime cose. Aspettate, allora andiamo in ordine, partiamo da questo blu, che dici? Vediamo se c'è. Blu mi fa pensare a te. Volevo, ecco, bravo, quelle forbici. Che carino! Bello. Aspettate che ve lo devo far vedere. No, vabbè, ma sono belli. Ma guarda che belli! Bello. Aspettate, ragazzi, mi sa che conviene che prendo la videocamera, sì, come facciamo di solito, altrimenti li perdete tutti. Sono bellissimi! Allora, guardate che bella targhetta, auguri, con due bei micioni, ma questa è veramente stupenda, questa per il bagno, questa è chicca, ragazzi, questa è chicca perché è lei, è lei. E poi guardate anche questo, che bello, coi coniglietti, bellissimo, bella, stupendo. Andiamo avanti, amore mio, che bella, bella, che bella, ma che bella. No, non è esatto. Ah, ma pensavo fosse una borsa, ragazzi, ho sbagliato. Ah, è un contenitore. Contenitore. Bello, veramente bello. Poi molto natalizio, molto molto carino.
Forse per... stavo guardando questo nastrino se serve magari a qualcosa Non lo da so. mettere. Ho un dubbio ora sulla funzione. Se Giuliana ci puoi dire nei Sì. commenti l'esatta funzione, perché non vorrei sbagliare. Magari Questo... poi c'è scritto nella lettera. Ah, ma c'è una Sì, lettera? qua. Ah, ma io non l'ho Sì, vista! qua. Ah, non l'avevo vista, ragazzi. Allora, apriamo, poi guardiamo, magari c'è già scritto. Comunque è bellissimo, molto natalizio. Ecco, Flora riattacca, ragazzi. Ma quante cose! È pieno lui. Allora, abbiamo aperto anche il secondo pacchetto. Scusate, ho dovuto interrompere perché Flora abbaiava tantissimo. E abbiamo trovato all'interno questo bellissimo segnalibro. Guardate com'è originale. Vedete? Lo vedi Lu Ah, come si sì. mette? Perché Luca mi chiedeva: non fate caso al mio smalto, lo devo assolutamente cambiare. Molto originale come Sì. segnalibro. E tiene anche le pagine aperte durante la lettura, se non erro, dall'immagine. E poi ho trovato questo libro che non conosco, ma non vedo l'ora di leggere, ragazzi. Come sapete, io sono una grande lettrice e quindi ricevere un libro mi fa veramente davvero piacere. Vi lascio qua la trama. Io ora non riesco a leggervela perché c'è di mezzo la videocamera e le scritte così sono troppo piccole, ma vi farò sapere assolutamente che cosa ne penso. Poi andiamo avanti e comunque devo dire che anche Giuliana ha esagerato perché c'è veramente troppa roba. Ah Oh sì, no, Lu, tantissima. guarda che busta qui, guarda che busta gigante. Ah, qua mi brillano gli occhi, ragazzi. Quanti filati, guarda questo sbrilluccicoso, che bello! No, quanti filati! E qua cos'è? Aspettate, poi magari nella lettera c'è scritto meglio. Che meraviglia! Anche, attenzione, anche questo, ditemi se non è natalizio anche lui. Ci sono mille cose che vorrei fare all'uncinetto. Ah, poi c'è anche questo che è... Ah, non mi viene in mente il nome, Sì, Lu. ok. Ve lo lascio scritto qua perché ce l'ho sulla punta della lingua, ma mi sfugge. E tra l'altro ho in mente proprio un progetto con questo attrezzo e lo vedrete a breve, spero. Cos'è un portale? Cos'è? Può essere, sai? Può essere. Tutto va rifornito Un proprio per set. lavorare, sì, esatto. Bellissimo. Bellissima tra l'altro anche questa busta. Molto comoda e pratica. Volevo farvi vedere quanti colori. Guardate che meraviglia. Poi questi sbrilluccicosi per le feste sono stupendi. Sono veramente tantissimi gomitoli. Non so se in videocamera rende, ma sono veramente tanti. E poi andando avanti. No, vabbè, ma troppe cose. Vieni, amore. Guardate questo, che bello. Questa è un'agenda. Guardate che meraviglia! Per le ricette! Qua mi posso segnare tutte Ah quante le sì. ricette. Guardate che bella, veramente molto molto bella e originale. Sì, è un'ottima idea anche Bella. come ricettario. E poi qua, ma quante cose! Forse è una cosa unica o sono più cose? Aspettate. Mi date una fascia unica. Che carino, questo è... questo è da mettere proprio Ma dalla porta. Vedi, oddio. benvenuti casa ciliegia. È Qua fatto proprio c'è apposta sempre, questo. sì, qua e l'ha fatto lei di sicuro. Sì. Qua c'è sempre, aspetta un attimo, qua c'è sempre chicca. Qua ci sono dei topini che spero si riferiscano a Rambo e non a eventuali topini che ci faranno visita, ma sono troppo carini. E poi qua c'è simbolo dei ragazzacci e questo fiore è bellissimo. Ma guardate che bello che è, questo è proprio fatto Ah per... sì. Che emozione, ragazzi! Che Proprio. emozione! Questo è proprio Bellissimo! personalizzato. Sì, è bellissimo! Bellissimo! Mettilo un po' più a destra, verso in qua. Bellissimo! Veramente stupendo, è vero Lu? Bello. Molto molto bello! Aspettate, torno in postazione e guardiamo la lettera. Allora ragazzi, rieccoci qua. Ho dato un'occhiata alla lettera, si può leggere. Allora, carissimi Lucrezia e Luca, mi associo ai bellissimi pacchi che vi stanno inviando tante persone che hanno all'interno delle cose davvero stupende e uniche nel loro genere. Nel mio troverete articoli fatti da me in feltro e Pannolenci. pannolenci, perfetto, sì, è vero, l'abbiamo visto, che spero vi piaceranno tantissimo e andranno ad arricchire Sì. la bellissima casa che state creando, grazie. Nel sacchettino blu
articoli non fatti da me, ma troppo belli, e nel sacchettino blu c'erano questi qua in legno, i primi che abbiamo aperto, troppo belli per non inviarveli. E altro. Che dire, buon spacchettamento, un abbraccio a voi e ai vostri splendidi amici a due e quattro zampe. Giuliana, grazie mille Giuliana, innanzitutto ti devo dire che sei bravissima, perché come dicevamo all'inizio sono cose fatte da lei e sono veramente bellissime, personalizzate, sono stupende, non vedo l'ora di metterle qua e là nella nostra casa. E poi tra l'altro ho letto prima, mentre abbiamo chiuso, anche la quarta di copertina del libro che mi hai inviato, e vedo tanti gatti, quindi presumo tu sia un amante dei gatti, questo mi fa molto piacere. A me piacciono, ma da quando siamo qua ancora di più, perché ci sono sempre queste gattine, lo sapete, che girano qua e mi stanno facendo scoprire un mondo meraviglioso, e presumo che questo libro sarà anche abbastanza emotivo, abbastanza, come posso dire, emozionante, perché viene paragonato a Io e Marley, che è la storia, non so se te la ricordi, del padrone, di quel padrone con quel cane tremendo, da piangere, ragazzi, quindi presumo che sarà una lettura bella, bella tosta dal punto di vista emotivo. Io veramente non so come ringraziarti, è tutto bellissimo, è tutto stupendo, e dopo ogni pacco vedo che ci conoscete sempre di più, perché sapete cosa ci piace, conoscete i nostri gusti, e tra l'altro devo dire la verità, siete tutte persone molto creative, con le mani d'oro, ragazzi, perché anche in questo caso creazioni bellissime, creative, fatte benissimo, tutte stupende. E io, Giuliano, non so veramente come ringraziarti, sono contenta che sia arrivato tutto integro, tutto a posto, perché quando ho visto la scritta non capovolgere, ho avuto un pochino il dubbio, perché magari durante il tragitto del corriere i pacchi cadono, quindi temevo brutte sorprese, invece per fortuna è andata bene, e ci hai veramente reso questa serata speciale, molto più dolce, vero Lu? Non so, tutto bellissimo, ragazzi, veramente tutto bellissimo, e non vedo l'ora di farvi vedere le cose, dove le metteremo. Piano piano, stiamo tirando fuori, è vero Lu, i vari regali, stiamo iniziando ad adoperare tutto quanto. Ci vuole un po' di tempo perché c'è ancora il da caos. Sistemare. Sì, voi nei video vedete gli angoli più sistemati, ma sappiate che dove non vedete c'è, ci sono casino, le esplosioni atomiche, anche perché poi con gli ultimi lavori, le ultime cose, sposta di qua, sposta di là, alla fine si crea sempre mucchio. Poi mancano ancora dei mobili. Sì, è vero, ci vorrà tempo comunque per sistemare tutto quanto, però piano piano sistemeremo anche tutte le bellissime creazioni. Grazie ancora Giuliana per il tuo pensiero, grazie veramente. Stasera voglio provare ad assaggiare un contorno che mi avete suggerito in molti, me l'avete suggerito quando vi parlavo del mio amore per i finocchi abbinati al limone, mi avete suggerito di provarli con l'arancia, così ho fatto, poi ho aggiunto delle olive, mi avevate suggerito quelle nere, io non ce le avevo, solo quelle taggiasche, ho messo quelle, e ho condito con sale, olio e un po' di aceto balsamico. Adesso assaggio, che sono molto curiosa. Ho preso una bella forchettata con tutto quanto, oliva, arancia, finocchi, e adesso andiamo all'assaggio. Effettivamente, ora che lo assaggio, penso che le olive nere ci stiano molto meglio di quelle taggiasche. Mi piace molto anche l'abbinamento con l'aceto, buonissimo! Ragazzi, ho già finito il contorno, ma non ho ancora finito di preparare la cena. Infatti, ragazzi, adesso sto cucinando, sto preparando la cena, e mentre mi muovevo in cucina andavo giù di forchettate di finocchi arance, e perché visto che a Luca non piacciono i finocchi, ho voluto assaggiare subito questo contorno, e veramente una forchetta tira l'altra, e così l'ho terminato appunto prima di finire di preparare la cena. E volevo ringraziare per avermi consigliato questo contorno che non avevo mai assaggiato. Conclusioni finali: l'abbinamento finocchi arance
e aceto balsamico, mi è piaciuto tantissimo. Olive taggiasche che ho improvvisato io così perché non avevo quelle nere, bocciate. A me personalmente non è piaciuto con le olive taggiasche, ma assaporando questa combinazione di sapori penso che quelle nere ci debbano stare veramente benissimo, e visto che me l'avete consigliata in tante sicuramente così, quindi vi ringrazio ancora per avermi fatto scoprire questo contorno veloce, fresco e buonissimo. Bene ragazzi, noi abbiamo fatto cena, adesso io mi metto al lavoro. Oggi non so benissimo ragazzi cosa ho registrato, l'ho realizzato in questo momento perché è stata una giornata un po' caotica, soprattutto in questo periodo ho tante cose da fare e non mi sono organizzata sempre al meglio, quindi ho un po' di confusione. Domani devo assolutamente ritornare in carreggiata e avere le idee un po' più chiare. Comunque, ringraziamo ancora Giuliana per i bellissimi sì. regali che ci ha mandato, per il suo pensiero veramente stupendo. E niente, direi che anche oggi la nostra giornata, andato. Il nostro video si conclude qua. Vi ringraziamo per averlo guardato, vi mando un grosso bacio e ci vediamo domani in un nuovo video.